l'episodio dubbio fine primo tempo, perché lo stavamo commentando, dopo il salvataggio di Romagnoli su Capone hai protestato, ecco, hai anche i segni sull'occhio. Abbiamo i segni di una gomitata, e infatti sono andato dall'arbitro a fargliela vedere, mi ha detto che l'ha vista, però secondo lui non era rigore, e secondo me una gomitata in aria è rigore, e purtroppo non ce l'ha fischiata. Sicuramente chi vede il risultato, sicuramente una sconfitta che brucia, che fa male, però potevamo passare in vantaggio, mentre poi abbiamo sbagliato l'azione e sull'azione dopo abbiamo preso il rigore contro. La partita si è messa in salita, secondo me abbiamo sbagliato ad interpretare la gara, perché quando vai in vantaggio con una squadra così devi far passare quei 10 minuti e poi cercare di riprendere la partita. Invece siamo andati tutti in avanti e sul contropiede abbiamo subito il Brescia. Gennaro, quanto è difficile sopperire ora anche dal punto di vista psicologico questa pesante battuta? D'arresto ci sono due trasferte, Foggia e Crotone. Ah, sicuramente quando prendi 5 gol in casa così non è una bella figura. Sicuramente è una sconfitta che ci deve far ragionare, ci deve fare abbassare la testa e pedalare. Sicuramente possiamo migliorare, perché questo non è secondo me il miglior Pescara della stagione. Abbiamo fatto degli errori, dobbiamo correggerli e ripartire subito dalla prossima partita. Grazie. In una serata così negativa, la nota lieta, il ritorno a gol di Monachello, che è rimasto a Pescara dopo la chiusura del mercato. Innanzitutto ti chiedo, sei soddisfatto di essere rimasto, anche perché sembrava dovessi andare via? È stato il tormentone di tutto il mercato invernale. Sì, è stato il tormentone di tutti questi mesi, perché quando fino al 30 gennaio ero in dubbio se restare o meno. Io ho resistito, perché la squadra anche mi ha dimostrato che mi voleva qui, il presidente ha detto che non dovevo andare via, anche se giravano diverse voci, però io ho lottato. Qualora fossi andato via, sarei andato via, perché questo è il nostro lavoro, e avrei lottato da qualche altra parte, però sono contento di restare qua, perché so che posso dare tanto, se dovessi avere più spazio cerco di dare sempre il massimo, non garantisco sempre Roma, cercherò sempre di lottare, perché mi piace lottare e giocare per la squadra. Hai anticipato quella che voleva essere la mia domanda: sei rimasto, ma a questo punto vorresti giocare di più, vorresti avere più minuti a disposizione? Vabbè, tutti vorrebbero giocare più, però l'allenatore non è facile, io mi metto nei panni del mister, non è facile, hai una rosa secondo me molto forte, quindi non è facile lasciare in banchina oggi magari Antonucci e Gioca Capone, che sono due ragazzi di talento, quindi secondo me il mister assolutamente in difficoltà su questo, però naturalmente è una difficoltà positiva, perché vuol dire che la squadra è forte. Io qualora venissi chiamato in causa cercherò di dare il massimo come oggi, e magari sperando che la fortuna mi assista un po' di più. Come si esce da questo momento un po' particolare? Dopo due pareggi non esaltanti è arrivato questo 1-5 casalingo. Secondo me il risultato però è un po' bugiardo, perché prima del gol abbiamo avuto diverse occasioni con Marras e Mancuso, ci sono girate male, quindi credo che riusciremo a riprenderci, e c'è già un'altra partita, quindi sicuramente ci daremo da fare.